Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un prodotto SAP che fa parte del mondo Business Object, che è l'UDT, Universe Design Tool. L'UDT è uno strumento che serve all'interno dell'architettura Business Object a costruire quelli che sono gli universi che verranno sfruttati all'interno dei report creati con prodotti desk, con prodotti web, a seconda delle utenze che sono abilitate. Ma che cos'è un universo per tutta questa architettura? L'universo, che ripeto, viene costruito, gestito, monitorato tramite uno strumento che si chiama UDT, Universe Design Tool. L'universo è l'insieme di tutti quei dati che vengono messi a disposizione di chi utilizzerà il prodotto per fare reportistica, che contiene tutti i dati anagrafici, dati numerici, KPI e quant'altro che possono servire all'interno dei report. Il vantaggio di avere un universo è che l'universo è un aggregatore di informazioni. È un software che produce dati adatti e parlanti per gli utilizzatori, quindi per gli utenti finali che si creeranno in autonomia i report stessi. All'interno degli universi noi possiamo definire tabelle, possiamo definire collegamenti e relazioni tra le tabelle stesse, possiamo definire quelle che sono le classi e gli oggetti che chi farà il report andrà ad utilizzare. Quindi l'universo consente di connettere e di impostare dei parametri di connessione ai database sottostanti, permette di scrivere strutture di codice SQL che generano oggetti che mappano quelli che sono i dati stessi presenti nelle strutture sottostanti dei database e possono mappare colonne, tabelle e funzioni di database. Questi oggetti noi all'interno dell'universo li andiamo a rappresentare, li andiamo ad aggregare con classi e tutto questo lo andiamo a relazionare con delle join che mi permettono di scrivere l'architettura che l'utente finale vedrà. Ad esempio, io adesso vado su un Webby e vado a selezionare un universo già fatto. Vado a prendere l'universo che si chiama eFashion, che è un universo di esempio presente all'interno dell'ambiente BO, e quando seleziono la creazione di un nuovo, io leggo che l'universo eFashion contiene delle classi Time Period, Store, Prod, Promotion e Measure. Andiamo a vedere che cosa l'UDT contiene per questo universo. Io sono passata all'interfaccia del Universe Design Tool. Ho già aperto l'universo eFashion e all'interno dell'universo eFashion io vedo Time Period, Store, Product, Promotion e Measure. Quindi quello che qui viene creato all'interno del report viene visualizzato. Ovviamente vi sono n potenzialità perché io posso creare oggetti che mi servono nel mentre, durante la creazione dell'universo, ma poi posso decidere di non esporli agli utenti finali. Io in questo momento voglio introdurvi in questo ambiente, quindi ipotizziamo che a questo universo venga chiesto di aggiungere una nuova classe e all'interno della nuova classe venga chiesto di aggiungere un oggetto. Quindi impariamo a inserire una nuova classe e all'interno della classe un singolo oggetto. Ovviamente questo universo è già connesso alle basi dati sottostanti e ha già delle relazioni, dei join funzionanti e ha già anche la risoluzione dei loop, che è uno degli strumenti più potenti che all'interno dell'UDT possiamo incontrare. Se io voglio creare una nuova classe, posso utilizzare il pulsante Insert Class che mi viene proposto dalla barra degli strumenti. Cliccando su Insert Class, la macchina mi chiede il nome, e io adesso la chiamo Prova, e all'interno mi chiede una descrizione. Quindi io scriverò classe che contiene un indirizzo completo di città per i negozi. Quindi io vado a creare una classe che conterrà questa informazione. Applico la modifica, confermo con OK e la classe è stata costruita.
Nel momento in cui ho costruito la classe, se in questa classe volessi inserire un oggetto, e sappiamo già che gli oggetti possono essere dimensioni, dettagli, indicatori, io vado a utilizzare il pulsante successivo che è Insert Object. Cliccando su Insert Object, la macchina mi apre una maschera dove mi chiede diverse informazioni. Prima di tutto il nome, io lo chiamo indirizzo e città. Poi mi chiede il tipo. I tipi possono essere tipo carattere, data e numero fondamentalmente. Questo è un indirizzo e una città, quindi lo lascio sicuramente come carattere. La descrizione è con indirizzo concatenato con la città e dopo vado a prepararmi quella che è la select che mi serve per ottenere il risultato. Io so già che l'indirizzo e la città, lo vedo anche da qui, sono nella tabella Outlet Lookup, cioè address 1 e c'è city, quindi dovrò utilizzare quella tabella. Posso andare a scrivere direttamente la select. Oppure con questo pulsante vado a cercare all'interno di questo editor, vado a cercare la tabella e all'interno della tabella vado a cercare il primo indirizzo. Notate che mi dice che tipi di campi sono character. Faccio un doppio clic, digito più perché voglio concatenare e vado a prendere la città. Io sto creando un oggetto che contiene all'interno la concatenazione tra indirizzo e città. Nessuno mi vieta di aggiungere a mano delle informazioni. Io ho appena aggiunto lo spazio per rendere più parlante questa informazione. Confermo con OK e la macchina mi ha ricopiato esattamente quello che io ho scritto. Un'altra informazione che io posso andare a e devo andare a impostare sono nella scheda proprietà il tipo. È una dimensione, è una measure, cioè un indicatore, ha un dettaglio. Per me può essere una dimensione. Nella parte bassa la macchina mi chiede se deve visualizzarla nella gerarchia, se deve esportarla insieme all'universo, se deve consentire agli utenti di editare dalla lista di questi valori. Io per adesso lascio tutto il default e confermo con OK. Confermando con OK, io ho costruito un oggetto di tipo classe. All'interno di questo un oggetto di tipo dimensione. Se io adesso salvo questo universo, ma non lo esporto, a livello di interfaccia grafica gli utenti non otterranno alcuna modifica. Io adesso chiudo questo report che non conteneva niente, vado a riaprire un nuovo report basato su quell'universo. E ovviamente non trovo la modifica perché è vero che io ho salvato l'informazione a livello di universo, ma non l'ho esportato. Per poter esportare un universo dopo aver aggiunto una classe ed aggiunto in questo caso solo una dimensione, ma ovviamente potremmo averne aggiunto molto di più, io devo esportare l'universo. Lo vado ad esportare e lo vado a costruire in una cartella specifica. Ovviamente io ho creato una cartella a prova per poter eseguire queste demo. Faccio OK, aspetto che l'universo sia esportato, l'UDT mi indica che l'esportazione è andata a buon fine, confermo con OK, vado a simulare partendo dal Launchpad la creazione di un nuovo report basata su quell'universo. Vi ricordo che se l'universo non fosse presente, potete qua in alto aggiornare l'elenco degli universi. Io adesso lo vado ad aggiornare e nei momenti in cui ha terminato, io vedo che c'è un universo che si chiama Fashion che ha una nuova revisione, perché rispetto a quello di prima io ho fatto una modifica ed è nella cartella prova. Io seleziono questo universo e nell'area delle query, nell'elenco delle classi disponibili, io ho la classe prova e ho l'oggetto che ho costruito, indirizzo e città. Mi viene detto che è di tipo stringa perché io l'ho lasciato carattere e mi viene detto che è un indirizzo concatenato con la città. Perché? Perché io quando ho costruito l'oggetto, nella descrizione dell'oggetto ho inserito quell'informazione.
Supponiamo di aver inserito sbagliato l'informazione, di aver inserito sbagliato la concatenazione, noi l'oggetto lo possiamo modificare, ovviamente dall'UDT. Quindi io sono tornata all'UDT, col tasto destro del mouse io posso andare a leggere le proprietà di questo oggetto, mi si riapre l'interfaccia e da qua io posso fare tutte le modifiche che mi interessano. Quindi posso impostare, ad esempio, se questo oggetto può essere usato sia nell'area degli oggetti risultati, sia nell'area dei filtri, sia nell'area degli ordinamenti. Oppure posso dire che questo non può essere usato come filtro e quindi l'ho appena disattivato. Ricordatevi che ogni modifica che voi andate a fare a livello di universo tramite UDT, l'utente lo vede solamente nel momento in cui voi esportate questo tipo di modifica. Io con questo video non ho avuto sicuramente l'intenzione di spiegare tutta la potenza dello strumento UDT, però volevo introdurvi a quello che vive al di sotto di magari strumenti che voi utilizzate, quindi Webby, Desktop, Launchpad, tutti quegli strumenti che vengono utilizzati per creare report su diverse versioni possono essere basati su universi che si creano e si gestiscono tramite l'applicazione Universe Design Tool. Io spero che questo video vi possa servire per comprendere la potenza che sta sotto ai report che noi facciamo. Vi saluto e se vi è piaciuto lasciate un commento, condividete, lasciate un like. Ciao ciao!